Siamo a Boncellino, il paese del Busson, con Daniele Longanesi della quarta generazione della famiglia. La prima domanda che vogliamo fare a Daniele è: quando è nato il fondo Longanesi e perché è detta uva Busson? Allora, no, la nostra azienda agricola è nata nel 1913, quando il mio bisnonno comprò il fondo. All'epoca erano 2,98 e qui nel cortile c'è una quercia, e attorcigliata a questa quercia c'era una vite vecchissima, tra l'altro franca di piede, e il mio bisnonno ebbe il merito, diciamo, di non tirarla via, perché quando arrivò era tutto da sistemare, tutto da sudare, e l'ha lasciata lì. Dopo, negli anni, si sono accorti che era un'uva che si manteneva. Bisogna tenere presente che una volta il clima era molto più freddo, più umido di adesso, e di conseguenza quest'uva comunque riusciva ad arrivare alla fine di ottobre, inizi di novembre, e all'epoca la usavano più che altro per pasturare gli uccellini, perché una volta la caccia era un sistema di sussistenza, adesso è uno sport, ma una volta si andava a caccia per necessità. E dopo è rimasto lì fino al 1956, quando mio padre e mio zio diciamo che era il cantiniere della famiglia e mio padre era innestatore, quindi hanno preso il materiale genetico di quella vite e hanno fatto i primi quattro filari nel 56, che adesso godono di ottima salute. E in questi anni dopo hanno cominciato a fare un po' di vino, si andava nel bar e una volta la gente si conosceva più per soprannome che per cognome, e di conseguenza è diventato automatico dire che quella era l'uva di Bursò, era l'uva di Bursò, perché Bursò è il nostro soprannome, è di famiglia, e di cognome facciamo Longanesi. Bene. Di conseguenza, dopo, quando abbiamo creato il consorzio nel 99, abbiamo fatto l'iter burocratico per l'iscrizione dell'uva e l'uva è stata chiamata uva Longanesi, e all'interno del consorzio abbiamo dato il marchio al vino e ci è venuto automatico a chiamarlo Bursò. Io oggi sono venuto a disturbarla, lei è intervenuta da lavoro perché è dentro alla vigna, però mi ha concesso questi pochi minuti. Allora, noi abbiamo qua davanti le due etichette del Busson, se c'è un po' le due etichette. Allora, la prima qui è la nostra, diciamo, riserva. Noi, essendo IGP, non possiamo parlare di riserva, di superiore, di conseguenza abbiamo creato questa etichetta che abbiamo chiamato l'etichetta nera. E diciamo che il nostro Bursò principale, questo nel disciplinare si prevede almeno un 50% di uve che subiscono un leggero appassimento, si parla di una mesata, 40 giorni, non di più, perché noi la fase genetica, diciamo, è già importante, e poi deve fare almeno 2 anni di botti di rovere e deve avere almeno 14 gradi alcolici di alcol, insomma. Invece questa bottiglia, l'etichetta blu, una volta si chiamava l'etichetta blu, adesso l'abbiamo chiamato blu di Bursò, perché si crea un po' di confusione. Allora, per cercare di, che è un buon prodotto anche l'etichetta blu, però è un vino giovane, ma su un paio d'anni, sì. Rispetto a adesso noi, ad esempio, abbiamo l'etichetta blu che è un 2015, quindi 2 anni, la riserva è un 2011, 6 anni, quindi è un'altra roba. Sì. E di conseguenza abbiamo pensato di chiamarlo blu di Bursò, così la gente è costretta a fare la differenza tra i due prodotti. Questo è un prodotto più semplice, qui non è obbligatorio il legno, però diciamo che è consigliato 6 mesi di botte di rovere. C'è una percentuale di macerazione carbonica, circa un 20%, e l'uva è pigiata e fermentata direttamente nei fermentini, l'uva sta, il mosto sta 7 giorni nella buccia, poi dopo viene cavato e nel giro di 1 anno e mezzo dopo va in bottiglia. Questo deve avere almeno 12 gradi e mezzo. Ovviamente non producete solo Bursón, avete altre qualità di vino, quindi se ci può stare sì. Anche questo. Diciamo che nell'ambito dell'uva Longanesi facciamo anche un passito rosso dolce, che l'abbiamo chiamato Anemo, che è l'antico nome del nostro fiume Lamone durante l'impero romano, e quello è un passito dolce. E poi lavoriamo, visto che la nostra filosofia è quella di coltivare solo vitigni autoctoni, stiamo lavorando, che è interessante anche quello, l'uva dal famoso, che è un autoctono romagnolo, è a bacca bianca, questo è semiaromatico, quindi produce vini leggeri, molto profumati, ed è versatile, dalla bollicina al fermo, e facciamo anche il passito, visto che ha questi dai profumi interessanti. Lei è stato uno dei fondatori del consorzio Bagnacavallo. Consorzio di Bagnacavallo, sì.
In che anno è stato? Allora, diciamo che ufficialmente siamo partiti nel 1999 per la festa di San Michele, che nel 97 abbiamo fatto il nostro primo esperimento con il vino Bourceau, che il nostro enologo Sergio Ragazzini, anche caro amico, con Alberto della Tenuta Uccellina di Russi, hanno fatto le prime due da Ric. E fatto questo, 2 anni dopo abbiamo imbottigliato e siamo partiti durante la festa di San Michele, che è il nostro patrono, il 29 di settembre. Abbiamo fatto una manifestazione all'interno di Piazza Nuova e abbiamo degustato, venduto, un gran successo. Da lì ci siamo fatti coraggio, anche perché erano proprio i primi passi, che dopo nel 99 abbiamo creato questo consorzio, il Bagnacavallo, per legarlo il più possibile al territorio. Sì. E adesso, dopo 18 anni quasi, siamo 25 Bene. Soci. Naturalmente non c'è solo vino, perché ci sono anche agriturismi, salumifici, insomma si è creata una rete, una piccola rete e un piccolo paniere di prodotti. E oltre alla rete che si è creata, c'è anche in atto un concorso che si svolge tutti gli anni, proprio legata al Bourceau, che quest'anno è la quinta edizione. Sì. Noi abbiamo pensato che dovevamo cercare di farlo conoscere il più possibile, e abbiamo pensato di coinvolgere un po' i giornalisti che volevano cimentarsi, e diamo la possibilità di fare insomma, chi vuole partecipare deve fare un articolo sul Bourceau, sul territorio, e dopo naturalmente ci sarà una commissione terza, non noi, che leggerà gli articoli, e quando diciamo i tre migliori, dopo si farà la premiazione. Ho visto che ci sono anche dei bei premi, 1500 sì. euro il primo, 1000 il secondo e 500 il terzo. Quindi. Sì, perché abbiamo un'opera meravigliosa del Orefice Ponti di Bagnacavallo, e poi 60 bottiglie di riserva, quindi incominciamo una bella cosa. Una bella cosa, sì. Le faccio l'ultima domanda. Per i gruppi che vogliono venire a visitare l'azienda, c'è la possibilità? Sì, a chi sì. si devono rivolgere? Devono telefonarmi, c'è il sito, c'è Facebook, un numero di telefono, basta chiamare e ci mettiamo d'accordo. Bene, ricordo io, il sito è www.longanesibourceau.com. Invece, per chi vuole venire a fare le degustazioni, il numero di telefono 339 3046703. Perfetto. Io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro e che venga fuori un ottimo vino.